C'è una sensazione, la più sgradevole che si possa provare, ed è quella di sentirsi inutili. Ma ti sei mai chiesto se sei davvero tu quello inutile, oppure è inutile quello che hai intorno? Cerco di spiegarmi meglio. Poniamo il caso che ti alzi la mattina e non trovi il senso della tua esistenza. Preferiresti stare a letto, e a volte ci riesci anche, illudendoti che dormendo tu possa non sentire più quel disagio dello stare al mondo. Ma al contrario di quello che tu possa pensare, questo stato d'animo è uno strumento fondamentale per la nostra vita. E cioè, noi esseri umani ci sentiamo inutili quando facciamo cose che non dobbiamo fare, che non sono coerenti con lo scopo della nostra vita. Allora poniamoci una domanda: chi ci ha confuso le idee? Immagina che un giorno un uovo, appena poco prima di schiudersi, cada dal nido di un'aquila in un recinto di galline. Poi quell'uovo si schiuderà e nascerà un aquilotto, ma quell'aquilotto crescerà in un contesto che non è il suo, in una realtà in cui non saprà mai che ha un paio d'ali che possono permettergli di volare. Il suo mondo è fatto di galline ruspanti che non volano, al massimo saltano sbattendo un poco le ali. Quel piccolo aquilotto non può aspettarsi che le galline gli dicano di spiegare le ali e volare su nel cielo, perché loro non ne hanno la minima idea, perché la loro conformazione fisica non glielo permette. E quindi per loro è impossibile volare, anzi, ignorano totalmente l'esistenza del volo. Ora hai capito cosa intendevo dire? Noi ci sentiamo inutili perché l'ambiente non è confacente ai nostri talenti. Spero che tu ti stia già chiedendo quante qualità e talenti hai che le persone intorno a te ignorano. E forse non sei tu il problema, ma semplicemente devi cambiare mondo, devi cambiare le persone che gravitano attorno nella tua vita, devi cambiare il tuo ambiente. Non è possibile che tu non abbia dei talenti, forse nessuno te lo ha detto già, ma perché in quel mondo in cui vivi nessuno lo sa? Tu invece lo sai, perché nella condizione in cui vivi adesso ti senti inutile. Così si sentiva quel piccolo aquilotto, prima che un giorno, senza che nessuno gli dicesse nulla, seguì quell'impulso che aveva dentro da quando era nato, da quando quell'uovo si era schiuso, e volò via da quel recinto di galline ad ali spiegate, nel suo cielo, e non si sentì mai più inutile.